che sono arrivate sul mio profilo Facebook. Ho dovuto anticipare questa diretta per impegni istituzionali e me ne scuso. Quindi, senza perdere tempo, passiamo subito alle domande. Lino Cavanna scrive: potete creare un registro ufficiale per le valutazioni e le critiche dei turisti? Grazie per la domanda, ottima domanda. È importantissimo avere un parere favorevole dei turisti sia per Roma che per la Cornice Romana. Questo è uno dei punti fondamentali su cui noi stiamo lavorando. Abbiamo convocato Expedia, che è un operatore di viaggi online, che lui, insieme ad altri, hanno le valutazioni delle varie strutture in città. Abbiamo notato che le strutture romane hanno una valutazione media su Expedia di 3.8, che è un po' inferiore a quello che sono le valutazioni delle altre città europee concorrenti. Quindi su questo dobbiamo lavorare e stiamo già parlando con l'associazione degli albergatori. Gli albergatori vanno anche educati in questo senso, sono molti consapevoli del fatto che le valutazioni sono fondamentali per quanto riguarda la scelta turistica. Vi do un altro punto interessante, che quando l'utente cerca Roma, cerca anche altre destinazioni, e questo ci dà l'idea di come ci posizioniamo a livello di immagine. Ebbene, Roma è cercata moltissimo insieme ad Atene, e questo è un dato interessante perché ci dice che siamo accomunati con una città con importanti risorse artistiche e storiche, però non con le città, diciamo, dinamiche del nord Europa. Per cui c'è molto da fare sulla nostra immagine, tant'è vero che noi ora abbiamo proposto, e spero sarà accettato a livello bilancio, delle somme per investire nel turismo. Il turismo, secondo uno studio appena uscito dal Sole 24 Ore, porta un indotto di 6 miliardi di euro a Roma, è la nostra prima industria, quindi è fondamentale spingerla perché occupa 170.000 romani. Ogni incremento di questo indotto crea valore per la città e crea lavoro, quindi è importantissimo. Oggi sono stato all'inaugurazione a Fiumicino del nuovo Terminal 3, che sarà veramente molto importante per il turismo di Roma, in quanto potrà accogliere 6 milioni di passeggeri in più. Quindi questo è importantissimo. Devo dire che gli aeroporti di Roma stanno facendo un ottimo lavoro, perché stanno investendo tantissimo, hanno investito più di 2 miliardi di euro in questa opera che porterà ancora più turismo a Roma, e di questo siamo molto molto, molto contenti. Passiamo alla seconda domanda. Giuseppe Gugliotta: turismo significa anche Tevere, un Tevere valorizzato al massimo rendendolo usufruibile con chalet, per tintarelle estive, ristorantini romantici e piste ciclabili. Tevere pulito, illuminato e anche una via d'acqua che, se reso navigabile, anche se non ha la stessa portata della Senna di Parigi, potrebbe rappresentare decongestionamento ecologico per il traffico. Tevere è un'enorme risorsa di cambiamento utile per dare un messaggio ai romani della diversità di un'amministrazione a 5 stelle. Consiglio di andare a vedere la Darsena di Milano e come la sua ottima trasformazione offre ai milanesi una movida degni di una città europea. Bene, grazie tantissimo per questa domanda. Il Tevere in effetti non è molto valorizzato, e questo è un problema, è quasi un corpo estraneo e andrebbe valorizzato tantissimo. Posso dirvi che dal 1 gennaio ci sarà la Festa di Roma, 500 artisti che si avvicineranno dall'alba al tramonto sul Tevere. Sarà un bel impulso per il Tevere. Ovviamente ci sarà anche da bonificarlo, pulirlo, e su questo stiamo lavorando anche sulla ciclabile. La Darsena a Milano la conosco bene perché ho vissuto 16 anni a Milano, è una cosa fatta recentemente che ha valorizzato la Darsena, che è, diciamo, chiaramente non è nulla rispetto a un Tevere che ti porta anche fino ad Ostia. Quindi valorizzare il Tevere vuol dire anche valorizzare tutto il percorso cittadino fino ad Ostia, quindi è una cosa importantissima anche per il turismo e oltre a per i romani. Quindi la rinascita del Tevere lo si può fare con una mobilità sostenibile e non asfaltarlo, come dice qualcuno, per agevolare il traffico. Quindi questo sicuramente ci impegneremo a farlo. Siamo alla terza domanda. Claudia Sermoneta ci scrive un lungo messaggio.
Dopo 40 anni al centro storico, come commerciante, posso segnalarle diverse criticità. Il punto per le informazioni turistiche a Piazza Venezia è ubicato dentro una libreria privata di Piazza Santissimi Apostoli, un vero spreco. Tranne i turisti che inviamo noi, nessuno lo trova, non essendo strategicamente posizionato. Grazie Claudia. Penso che è importante avere anche il parere degli esercizi commerciali, perché ovviamente l'indotto che è creato dal turismo aiuta loro a creare anche posti di lavoro. Quindi noi abbiamo sul territorio romano 12 punti di informazione turistica, e questi danno informazione ai turisti, danno mappe e sono molto molto utili. Sono visitate da milioni di turisti. Sicuramente si può ottimizzare la loro ubicazione e su questo possiamo indagare, però ci sono dei punti di informazione a Fiumicino, che ho visitato anche stamattina, a Termini, che è un bel banco di informazioni utilissimo, e anche a Fiumicino, oltre a altre posizioni strategiche nella città. Quindi sicuramente noi stiamo approcciando il turismo a 360 gradi, vuol dire lavorare con l'aeroporto di Roma per portare un turismo sostenibile e di alto livello. Vuol dire capire anche per quanto riguarda la mobilità. Per esempio, quest'estate c'è stato un congresso dei medici alla Fiera di Roma che ha sollevato qualche criticità per quanto riguarda i turni dei taxi. Quindi anche questo è un aspetto. Torno all'aspetto anche dell'accoglienza. Su questo punto stiamo lavorando con le associazioni degli albergatori per migliorare l'accoglienza. E poi dobbiamo anche sistemare il nostro sito di promozione turismo, e in questo, sempre che venga approvato in assemblea il bilancio dell'anno prossimo, potremo investire per rendere ancora più fruibile il nostro sito turistico, oltre al sito 060608, che può essere usato anche dai cittadini romani per avere informazioni sulla cultura e su attività culturali. Quindi questo è importantissimo. Siamo alla domanda successiva. Antonio Riccio scrive: caro assessore, grazie per il caro, mi piacerebbe sentire quali siano i suoi progetti su incremento turisti dalla Cina e regolarizzazione degli affitti via Airbnb. Grazie Antonio. La domanda coglie proprio quello di cui stiamo parlando: attirare più turisti. Un dato ci dice che i 2/3 dei turisti che visitano Roma non vogliono più tornare, e questo è gravissimo. Dobbiamo prima passare per il miglioramento dell'accoglienza e poi passare ad incrementare i turisti. Vi posso dire che aeroporti di Roma ci hanno ancora confermato stamattina che è l'aeroporto, insieme a Parigi, che ha più tratte con la Cina. Quindi siamo già messi abbastanza bene. Siamo passati da 50.000 turisti a 600.000 turisti cinesi in 10 anni. Quindi stiamo facendo un buon lavoro, si può fare di più. Tanto è vero che, parlando con i vertici di aeroporto di Roma stamattina, stiamo organizzando un giro in Cina per stimolare ulteriormente il turismo dalla Cina di un certo livello, perché molti sanno che la classe media cinese si sta evolvendo tantissimo. Dicono che tra qualche anno ci saranno 100 milioni di cinesi benestante, e questo può essere una risorsa importante per il turismo nostro. Secondo punto: regolarizzazione degli affitti via Airbnb. Airbnb, per quelli che non lo sanno, è una piattaforma di prenotazione di case vacanza che ospita, oltre a dei B&B regolari, ci possono anche essere quello che si chiamano affitti corti in case, quindi il cosiddetto house sharing. House sharing non è illegale, però regolarizzarlo e normarlo è fondamentale. E su questo, appena 2 giorni fa, lunedì, ci siamo incontrati con i sindaci di Milano, Firenze e Venezia per cominciare a normare questo fenomeno recentemente sviluppata. Airbnb, per darvi un'idea, dichiara di aver portato a Roma solo l'anno scorso 758.000 persone. È un fenomeno che non si può ignorare, bisogna normarlo e bisogna controllarlo, quindi è importantissimo farlo e lo stiamo facendo. Quindi grazie Antonio per la tua domanda. Siamo alla quarta domanda. Alessandro Bruni dice: ogni domenica in via Tiburtina ci sono moltissimi banchi abusivi con i furgoni in divieto di sosta e fermata, riducendo la carreggiata da 3 a 2 corsie, provocando traffico e smog.
Quindi questo tocca all'abusivismo commerciale. Per tutti voi che mi hanno seguito un po' sui miei profili istituzionali, hanno visto che è una cosa che noi vogliamo veramente debellare. Fa parte di quello che noi chiamiamo le linee programmatiche, che è un po' gli obiettivi della nostra consigliatura. E la prima persona che ho chiamato quando sono arrivato in questo ufficio era il comandante Diego Porta, il comandante della polizia locale. Insieme a lui e al ca il capo dell'unità di GSSU, che è l'unità che si occupa del contrasto all'abusivismo, abbiamo già cominciato a lavorare per mettere in piedi dei controlli più severi sull'abusivismo commerciale, vuol dire bancarelle non autorizzate, oltre a quello che chiamano nel gergo, diciamo, legale, difformità, cioè i banchi che si allargano oppure che mettono cose che non dovrebbero fare, che sono non in posti non idonei, e su questo stiamo lavorando assiduamente. Abbiamo fatto decine di migliaia di controlli. Per darvi qualche esempio, ad ottobre abbiamo fatto 31.000 controlli sul territorio e abbiamo erogato sanzioni per 3,3 milioni di euro. Quindi ci stiamo lavorando. Sono assolutamente consapevole del fatto che ci siano delle aree di criticità e vi invito a continuare a segnalarle perché le vostre segnalazioni sono fondamentali per aiutarci a debellare questo fenomeno. Quindi stiamo lavorando sui blitz, sui interventi proprio per strada, oltre a lavorare sulla filiera, perché questi abusivi sono forniti da una rete abbastanza professionalmente gestita e capillare sul territorio. Quindi abbiamo da un paio di giorni un nuovo comandante del GSSU, si chiama Lorenzo Botta e ha già cominciato a intervenire. Per darvi un esempio molto concreto, vicino alla stazione in via Gioberti ci sono molto spesso degli abusivi. Abbiamo fatto dei blitz a cui io ho assistito personalmente come osservatore e abbiamo visto che abbiamo sequestrato delle quantità abbastanza ingenti di merce illegale. Dopo qualche giorno ritornano. Quindi cosa ha fatto il comandante Botta? Abbiamo fatto un intervento con la forza in moto del GSSU, abbiamo, diciamo, bonificato l'area e poi, con l'ausilio della Polizia Municipale del municipio, abbiamo mantenuto una presenza fissa per far sì che poi non tornassero. E questa è la strategia che adotteremo sui punti critici della città. Sappiamo tutti che siamo in sottorganico per quanto riguarda la Polizia Locale. Stanno arrivando nuovi rinforzi perché sono circa 300-400 nuovi impiegati che arriveranno per la polizia locale, quindi questo ci aiuterà anche sulla lotta all'abusivismo commerciale. E questo, un'altra domanda qui. Giuseppe Mussari, che era il amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, mi sembra. Assessore Meloni, è urgente una fortissima azione repressiva nei confronti del commercio abusivo. Le bancarelle in regola devono avere degli appositi spazi, non devono occupare piazze e marciapiedi. Negozi di bassa qualità invadono e degradano le vie del centro storico. Va attuata qualche strategia che riporti italianità e qualità, Esquilino e Stazione Primis. Cambiamo Roma. È necessario un cambiamento radicale, forte ed immediato. Questo rimane sempre in tema abusivismo. E quindi da questo punto di vista non mi sento di ripetere quello che ho appena detto, però posso aggiungere il fatto che esiste una direttiva europea che si chiama la direttiva Bolkestein che aiuta a normare quello che è il commercio su area pubblica, quindi le bancarelle sul marciapiede, oltre a quelli che sono nei mercati ed edicole e altri operatori commerciali che operano sul suolo pubblico. Questo ci aiuterà insieme alla polizia locale e con quello che noi abbiamo installato, un tavolo del decoro che include il nostro assessorato, include il sovrintendente di Roma, oltre alla polizia locale, dove possiamo identificare le aree in cui non è consono avere delle bancarelle su area pubblica. Quindi su questo stiamo lavorando, abbiamo già cominciato a spostare alcuni operatori in posti più consoni e con le attività, diciamo, di controllo contiamo di arginare questo fenomeno. Grazie per la domanda. Quindi a questo punto vediamo se ci sono arrivate delle domande in tempo reale qui sul nostro profilo su Facebook e vediamo cosa dicono i nostri cari cittadini. Peppe Grillo,
Ciao, grazie. Usiamo perché scusa, ci siamo. Forse al Movimento 5 Stelle, grazie. Parlano dei lampioni, quindi lascio questo al mio collega Verdini. A parte i troll pagati dai PD, quindi, ma per quanto riguarda le start-up, totale fiducia, grazie, grazie mille. Abbiamo molta fiducia in voi, grazie, grazie. Andate avanti. Si può spiegare bene cos'è accaduto? Brava Cristina. Facciamo di Roma una startup city. Allora, Gianmarco Carnovale, non è proprio una domanda, però è un tema che io ho particolarmente a cuore perché io 15 anni fa ho fatto una startup e prima di venire qui avevo due startup mie che ho un po' lasciato per impegni che ho adesso. Le startup rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della nostra città. Per cui una delle prime cose che ho fatto un piccolo tour dei vari incubatori, quindi queste aziende che ospitano delle start-up e quindi le stimolano. Molte di queste hanno delle tecnologie molto interessanti, quindi cosa stiamo facendo noi? Stiamo cercando di agevolare queste start-up, dandogli un po' di vantaggi anche fiscali quando possiamo, oltre al fatto che noi come comune abbiamo una visibilità diciamo importante rispetto alla comunità della stampa, quindi possiamo aiutare alcune start-up. Prendo un esempio diciamo, specifico: in una visita di uno di questi incubatori che si chiama Lewis and Labs, che è e vi invito a informarvi su questa realtà perché è molto interessante. Sono 5.000 metri quadri di incubatori proprio nella stazione Termini, dove ci sono decine di start-up finanziate da Lewis & Labs, che è una joint venture tra l'università e L Ventures, mi sembra che sia l'azienda che è quotata in borsa. E loro danno dei soldi a dei ragazzi innovativi che hanno delle idee. Una di queste, nella mia visita lì, ho incontrato per caso, è un sito che si chiama Love Italy. Love Italy è un sito, loveitaly.org mi sembra, che ha un'attività di crowdfunding. Crowdfunding cos'è? Sono dei progetti senza scopo di lucro dove si restaurano dei monumenti a Roma e anche in tutta Italia. E il crowdfunding è il modo per accedere a dei finanziamenti, diciamo microfinanziamenti di ognuno. Ognuno di noi può andare lì e dire guarda che bello, stanno restaurando il Tempio di Ercole qui in piazza. Il totale del progetto è 12.000 euro e io posso dare anche 1 euro, 2 euro per aiutare a contribuire a questo restauro. Quindi loro mi sembrava una bellissima realtà e addirittura loro ci hanno segnalato degli operatori che stanno investendo in questo mercato e quindi è la nostra volontà stimolare questa attività. Ci sono altri incubatori. Roma, tra l'altro, è già leader in Italia per gli incubatori. Non lo è ancora per le start-up riconosciute dal Ministero come start-up innovative, però con il nostro aiuto e l'aiuto di investitori che noi possiamo coinvolgere con diciamo, le nostre conoscenze istituzionali, possiamo veramente fare qualcosa. È una cosa su cui noi stiamo puntando tantissimo. Quindi vediamo un po'. Caro Assessore Meloni, per favore pulite via nazionale, ci arriveremo anche lì sicuramente. Non dimentichiamo quelli che vendono oggetti che lanciano in aria, fa parte del nostro lavoro di bonifica. Quindi fidatevi di Meloni, grazie tanto. La pulizia ovviamente non spetta al nostro assessorato, però ci stiamo lavorando. Quindi per aumentare il turismo dovete avere coraggio di aumentare le aree completamente, le zone pedonali come avviene in tante città italiane e straniere. Le aree pedonali ovviamente è un compito della mobilità, però in effetti ci stiamo lavorando. Sempre con voi, grazie. Questo riguarda tutti, Spartaco.
Quindi ci sono molti, molti, molti commenti, uniti e trasparenza, grazie. Non ci sono molte domande, per cui grazie per quello che fate, grazie Angelo, Sergio Ferullo, grazie, uniti e trasparenza. Seguo da Udine, meno male che abbiamo anche dei fan su tutto il territorio nazionale. Le bancarelle, come dicevo prima, ci stiamo lavorando, forse avanti tutta, grazie Andrea Bonacchi. Quindi grazie per diciamo, il sostegno, stima infinita, grazie a Rosanna Molinaro, recupero delle tasse di soggiorno evase, anche lì è un tema molto, molto interessante perché ci sono due aspetti, la tassa di soggiorno in realtà si chiama contributo di soggiorno a Roma, è un contributo che applichiamo sui turisti che soggiornano nelle nostre strutture. Ovviamente questa tassa, se vogliamo chiamarla così, aiuta la promozione turistica, tant'è vero che il budget che abbiamo presentato per la promozione turistica fa riferimento a una delibera di consiglio comunale che prevede che il 5% della tassa di soggiorno viene destinata a promozione turistica. E per questo l'abbiamo fatto, è stato accettato dal sindaco che ringrazio e da questo punto di vista stiamo lavorando per stimolare sempre di più il turismo. Il recupero della tassa di soggiorno, ci sono due aspetti. Uno, ovviamente, ci sono degli esercizi che sono diciamo, indietro con i pagamenti e su questo stiamo lavorando con il comandante Potena, che è la persona nella polizia locale che si occupa di abusivismo ricettivo e anche riscossione dei contributi non versati. E poi c'è il fatto a cui alludevo prima, al normare. Gli affitti brevi che attualmente non sono normate, che una volta normate, una volta che stabiliamo questo testo di legge insieme alle tre altre principali città turistiche italiane, porteranno introiti per la città di altre qualche decina di milioni di euro, che ci aiuterà in un circolo virtuoso di investire sempre di più nelle migliorie turistiche e attrarre sempre più turisti, creare più indotto e quindi anche più occupazione. Su questo abbiamo avviato insieme agli albergatori e ai poli congressuali l'iter per dare alla luce la Convention Bureau. Convention Bureau non è nient'altro che un'organizzazione che va ai principali operatori del settore dei congressi e cerca di attirarli verso Roma. Vi do semplicemente un esempio: quest'estate, a fine agosto, che è un periodo un po' morto per il turismo. A Roma abbiamo avuto un convegno dei medici cardiologi a livello europeo che hanno portato 35.000 medici a Roma. Questo ci ha portato solo come contributo di soggiorno circa 1 milione di euro nelle casse comunali, oltre all'indotto che gli organizzatori stimano a 200 milioni di euro, per adesso sono già 20 o 30 milioni, abbiamo già fatto bingo a livello turistico, a livello indotto per Roma. Quindi su questo ci stiamo muovendo e vi ringrazio per tutto il supporto che ci state dando. Grazie e alla prossima.